presenza qui sulla linea Grigento al Betty Show di questo 17 giugno. Con me Riccardo Gazze, il nostro amico, il che è tutto dire, perché abbiamo uno dei personaggi direi più importanti della vita grigentina. Diciamo la verità, Sono uno dei personaggi più importanti del condominio di Casamina, perché lascio l'immondizia davanti alla porta fino a quando non bussa, capito? Ecco perché è diventato così famoso. Con Riccardo abbiamo già introdotto alcuni aspetti di quella che è la sua esperienza di vita per quanto riguarda il suo tracciato, diciamo, artistico, però vorrei parlare, visto che ci troviamo in un contesto di radiofonia, quindi negli studi radiofonici dove tu sei anche cresciuto, vorrei parlare con te di quello che per te rappresenta la radio. Hai accennato prima qualcosina? Secondo me tu in un'altra vita avresti potuto fare il doppiatore porno. Cioè, ne sono convinto, perché a sta voce, poi qui in radio ci sono delle luci soffuse con dei LED blu, adesso ci sono moltissimo, quindi c'è un ambiente un po' così. Tu parli in questo modo che almeno io mi preoccupo e mi lancio dalla finestra, eh? Allora, però come girati dall'altra parte, così è più incellato che un figlio. Detto ciò, sai quanta stima io abbia nei tuoi confronti, sul serio, perché ti ho conosciuto tantissimi anni fa, ti ritrovo ancora oggi a fare la radio. Questa cosa è proprio, cioè, è nobile, capisci come dirti? Cioè, in un'epoca in cui tutti tendono ad apparire, a voler esserci in qualche modo anche attraverso i social, no? Autocelebrandosi, tu continui a fare la radio, che fondamentalmente, voglio dire, la radio è una cosa fantastica, però fondamentalmente oggi è secondo me un po' passata in secondo, anche terzo piano, rispetto a tutto quello che ti sta muovendo, no? Infatti c'è un mondo che è cambiato, e quindi, però c'è un discorso per il quale, a proposito di social e come è cambiato, anche tu hai trasformato un po' la radio. Da un punto di vista, nel modo di viverla, sicuramente, certo, perché ovviamente l'aspetto principale è questo, gli studi radiofonici e tutto il resto, però poi tu, da una tua idea, da una tua passione, sei riuscito anche a crearne una online. Ma sì, perché sono stato tanti anni, come pensai, così, a girare nelle varie radio, un po' anche della Sicilia, perché ho girato tantissimo, sono stato a Caima, a Palermo, poi ho fatto Radio Med in alcuni momenti, sono stato chiaramente a Radio Bela per tantissimi anni. Poi in una fase della mia vita in cui, insomma, volevo, come dire, un attimo distaccarmi, perché comunque, come pensai, fare la radio ogni giorno ti porta anche ad avere degli impegni costanti. Poi sono uno che si annoia veramente molto facilmente, nel senso che dopo un po' di mesi che faccio la stessa cosa ogni giorno, nonostante magari cerco di mettergli dentro un sacco di materiale per annoiarmi il meno possibile, poi alla fine mi stanco e quindi decido di fare delle altre cose. Cioè, ho sempre voglia di fare. Tu sei un creativo, quindi hai bisogno di stimoli nuovi, sì, sempre per andare avanti. Io sono un creativo più che un creativo, però no. Dico, questo, dicevo, ci fu un momento in cui mi stanchi un attimo, mi allontanai quindi dalla radio, cioè proprio. Quella fisica è tornata su online. Sì, perché ogni giorno mi stancavo, come ti dicevo, e quindi ho pensato di partorire questo progetto al quale tengo particolarmente anche oggi, una piccola web radio online che comunque ha portato dei risultati, perché abbiamo in ogni caso fatto un lavoro ben preciso, insomma, curandola in maniera anche maniacale. Molti pensano che le web radio siano, come dire, così un po' trasandate con delle playlist che vanno e meno. Noi abbiamo fatto un gran lavoro anche di clock, organizzandolo in maniera molto particolare. Si chiama 9200, che poi prende il nome, tra le altre cose, del mio primo cortometraggio, nonché 9200 codice ovviamente postale della città. Però con la città non ha nulla a che vedere neanche con, come dire, il territorio, perché abbiamo cercato di creare un prodotto che possa essere ascoltato da Frosinone piuttosto che a Milano, passando per Caltanissetta, e io Foggia anche Lascia. Esatto, okay. Anche quello. A proposito, comunque, abbiamo detto radio, però dobbiamo anche raccontare di alcune esperienze, alcune vicende interessanti che ti hanno portato fuori da Grigento, perché l'aspetto tuo, io non lo so, il tuo fatto di uscire da Grigento fosse sempre stato un po' una cosa frenata. Io ho sempre avuto questo grande limite, cioè uscendo dal bivio di Racalmuto accendo il navigatore satellitare perché mi perdo. E torni puntualmente indietro. Sì, ma mi perdo in tutti i sensi. Sai, come Superman con la criptonite, cioè Superman ha dei superpoteri, no? Esatto. Ovunque. Poi arriva Krypton e lì questa criptonite comincia a fargli perdere i poteri. La stessa cosa accade a me, nel senso che comunque quando esco fuori non mi sento molto a mio agio, più che altro perché sono una persona particolarmente sensibile, anche se non sembra, e quando mi trovo in un contesto in cui c'è poca umanità, poco rapporto umano, poca voglia di fare squadra, gruppo, allora a quel punto mi sento un attimo, mi rigidisco e non riesco, secondo me, a dare poi il meglio di me. Cosa che accade invece qui, perché comunque faccio come voglio, faccio come credo. Poi ben venga chi ha stima nei miei confronti, ben venga chi mi critica o chi
occhi magari così rosica e mi... Certo, qualsiasi, diciamo, qualsiasi opinione poi tu l'accetti così com'è, però tu alla fine rimani sempre quello. No, ma poi la cosa bellissima è che dico sempre così, anche confrontandomi con persone che stimo particolarmente, che magari fanno attività artistica e credono molto fermamente nell'arte, nello spettacolo, quello più puro del termine, perché oggi secondo me c'è veramente una non bassa di casini assurdi, cioè, come dicevo poco fa, non importa più il motivo per cui fai un'attività, cioè ti interessa ancora prima di sapere cosa stai facendo il fatto che tu sia popolare. Questa cosa è di una tristezza incredibile. Quando parlo mi confronto con persone che stimo particolarmente, che hanno mantenuto questa purezza, che è cosa difficilissima che possa accadere, considerando che magari sai, dopo tanti anni c'è chi prende il lavoro in maniera un po' più superficiale. Quando mi confronto diciamo sempre comunque che è bello mantenere la purezza e che soprattutto insomma la passione deve portarti avanti, cioè devi sentire realmente quello che fai, perché se non senti più è meglio che... Sì, è meglio mollare, infatti. Volevo però anche sottolineare l'esperienza a proposito di radio che tu hai fatto sostenendo dei concorsi e delle cose carine. Ah sì, dei giochi in realtà. Perché giochi come giochi, ma comunque ti ha portato a vivere delle esperienze importanti, ne vogliamo dire. Sì, proprio delle esperienze che in realtà mi hanno anche fatto capire come va il mondo. Adesso non è che voglio annoiarmi questi discorsi, cioè c'è gente che sente caldo, vuole stare a mare, sentire la musica, però dico, al di là di questo sì, ho fatto dei piccoli concorsi, insomma, dei talent, chiamiamoli così, un po' in giro per le radio, ho fatto prima Kiss Kiss nel 2004, se non ricordo male, e poi DJ nel 2009 forse, concorsi che chiaramente erano rivolti a chi ama fare la radio, a chi insomma ha questa passione. Ho fatto, insomma, ho scalato un po' le montagne, come si suol dire, scomitando, poi siamo arrivati in finale, sono arrivato in finale insieme ad altri, sia nel concorso di Kiss Kiss sia anche in quello di Radio DJ, ma il risultato poi poco conta perché mi mandano da casa, quindi diciamo che poco importa, ma va bene perché comunque sono delle esperienze che ti fanno anche... Come dicevo, un grande ed importante partecipare. Sì, però, dai, sì, almeno quello. Tra pochissimo uno step dedicato invece al Gaz in versione televisiva, al Baby Show, tra poco.